Ciao, ciao a tutti e ben arrivati alla diretta di oggi. Come state? Spero bene. Adesso mi sbrigo perché ho una ricetta bellissima. Abbiamo dei passaggi importanti da fare. Innanzitutto vi faccio sempre vedere il nostro Bimbi Black e vi faccio un bacio virtuale a tutti, vi mando, a tutti gli amici di Facebook, Instagram e YouTube. Iniziamo subito a cucinare perché stiamo facendo una bella preparazione in previsione della festa della donna di domani. Quindi che cosa facciamo? Vi faccio vedere la nostra gallinella. Facciamo una bella torta mimosa. Iniziamo subito nel vivo della nostra ricetta, poi vi dirò piano piano gli ingredienti. Iniziamo con il pan di Spagna. Abbiamo tanti passaggi da fare, eh? Quindi iniziamo subito a cucinare il pan di Spagna mettendo circa 5 uova. Io lo faccio così, una piccola variante. E 170 g di zucchero, una stecca di vaniglia, 120 g di farina 0 o 00 e poi utilizziamo un pochino di 50 g di fecola di patate. Iniziamo subito. Allora, la prima cosa da fare è preriscaldare il nostro forno a 170 gradi. Vado un po' veloce oggi, eh? Non mi soffermo a dare spiegazioni su quanto riguarda il Bimby. Poi andiamo ad imburrare una tortiera. Chi non ha la cerniera apribile fa come ho fatto io, questa è da 22, l'ho imburrata, infarinata e ce la teniamo da parte. Andiamo avanti posizionando sul nostro boccale lavato ed asciutto la nostra farfalla che si adagia così mettendola sul gruppolame nella nostra così laterale. Andiamo avanti, incominciamo a mettere le uova che sono circa 4, le controlliamo una alla volta prima di metterle all'interno per garantire la giusta proprietà di quello che stiamo facendo, anche per garantire insomma che le uova non siano rovinate. Quindi mettiamo circa 4 uova. Adesso mi ha pesato il boccale, attenzione, il coperchio, però ne abbiamo soltanto messe 3 e adesso mettiamo anche la quarta. Perfetto. Poi, voilà, vedete, togliendo questo mi dice che siamo a 206 grammi, eh? Andiamo avanti e andiamo a posizionare ancora. Devo aggiungere un altro ingrediente. Aspettate che si è sporcato lì davanti e quindi mi fa poi utilizzare male il Bimby, eh? Andiamo avanti. Ci dice qui di mettere 50 grammi di tuorlo e invece noi che facciamo? Mettiamo un altro uovo intero, eh? Non vi preoccupate, non succede niente, vi garantisco che il risultato è perfetto. Quindi piccola variante di Teresa. Poi andiamo avanti e inseriamo nel nostro boccale 170 grammi di zucchero. Bilancia e siamo in tara. E andiamo a mettere lo zucchero, 170 grammi. Abbiamo la farfalla all'interno. Per chi si è collegato solo in questo momento, abbiamo appena iniziato. Stiamo facendo un pan di Spagna perché faremo una bella torta mimosa in previsione della festa della donna di domani. Anche se noi dovremmo essere festeggiate tutto l'anno, ma questa ricorrenza ha un valore preciso, insomma, per i diritti delle donne. Qui, stecca di vaniglia, andiamo a togliere i nostri semini. Voilà, ci piace questa stecca, è rimasta incastrata, ne prendiamo un'altra, senza perdere troppo tempo. Ne prendiamo, abbiamo il piano B, eccola qua, e andiamo a tirare via i semini che sono all'interno della nostra stecca. Ok, ce la possiamo fare, voilà. Alla mezza la mettiamo all'interno del nostro pan di Spagna. Mezza ce la teniamo poi invece per la crema, va bene? Quindi questa è una bellissima preparazione. Così vedete anche il pan di Spagna. Guardate, non so se riuscite a vedermi, ma penso di sì. Adesso io mi vado a estrarre i semini qui. Apro un attimino. Facciamo così. Guardate quanto sono belli e ce li andiamo a tirare fuori. Guardate, vedete? E li metto dentro il boccale. Poi tra pochino vi faccio vedere quello che c'è dentro, prima di andare a montare il tutto. Voilà, abbiamo recuperato tutto. E
andiamo avanti con il passaggio. Perfetto. Quindi qui abbiamo messo anche i semini. Non metterò la scorza del limone perché non mi piace nel pan di spagna, soprattutto per questa cosa. E andiamo 15 minuti, 40 gradi, velocità 4. Quindi questa ce la teniamo per dopo. All'interno abbiamo uova, zucchero e abbiamo semi di estratto della bacca della nostra vaniglia. Poi, se andiamo avanti, ci dice di setacciare in una ciotola che ci servirà poi. Abbiamo bisogno di, andiamo a vederci nei dettagli ricetta. Abbiamo bisogno di 50 g di fecola di patate e 120 g di farina. Allora, utilizzerò un attimo quest'altro bimby perché mi vado a prendere intanto la farina. Quindi metto qua 120 g di farina. Questo ve lo potete ovviamente pesare prima, quindi metto qua 120 g di farina e poi prenderemo 50 g di fecola. Perfetto, facciamo tara e prendiamo l'altra che è 50 fecola di patate e ce la teniamo da parte. Perfetto, anche se è caduto qualche grammo in più, non vi preoccupate, non importa, ritorniamo nella posizione iniziale perché poi abbiamo bisogno di setacciare questa nostra bella farina. Allora, e quindi ce la teniamo qua. Visto che la ricetta ha bisogno di passaggi importanti, adesso con quest'altro nostro bimby, intanto ci facciamo la nostra crema. Facciamo la crema bimby, Vediamo se ce l'abbiamo tra le recenti o se almeno ce l'andiamo a cercare. Ok, crema bimby, ci siamo. Iniziamo a cucinare anche la nostra crema, perché adesso vi faccio vedere come stanno montando poi bene il nostro pan di spagna. Qua ci chiede di mettere giù dai 60 ai 100 grammi di zucchero, siamo qui su quest'altro bimby. Tanto vado avanti con la farina perché ho bisogno di farvi con la crema, scusatemi, perché ho bisogno di farvi vedere tutto, quindi oggi utilizzerò due bimby, ma ovviamente voi potete tranquillamente prepararvi prima una cosa e poi l'altra, non avete bisogno di due bimby. Poi andiamo a mettere anche qui gli estratti, quindi sempre qua la nostra stecca di vaniglia che abbiamo tenuto da parte, perché ci sta benissimo. Voilà, anche qui. E poi andiamo avanti. Quindi state vedendo una preparazione dall'inizio alla fine della nostra bella torta mimosa. 30 g di farina 00. Andiamo avanti, posizioniamo il misurino perché adesso dobbiamo tritare il tutto. Anche se in questo momento abbiamo messo ci faremo lo zucchero a velo, quindi 20 secondi a velocità 7. Faremo un po' lo zucchero a velo mescolato con la nostra farina, più gli estratti della bacca di vaniglia, utilizzeremo proprio tutti aromi naturali. Questo ce lo teniamo da parte, anche la nostra gallinella, così facciamo un po' di spazio. Qua vediamo che abbiamo ottenuto, ve lo faccio vedere subito, qua abbiamo ottenuto ovviamente zucchero vanigliato alla vaniglia. Andiamo poi ad aggiungere 500 g di latte. Spero che mi vedete bene perché oggi sono in una posizione doppia. 500 g di latte. Vi faccio vedere gli albumi come sono belli. Un secondo che avvio la crema e ve lo faccio vedere. Controlliamo adesso le due uova intere da 60 g l'una. Quindi ce le controlliamo sempre prima del loro utilizzo. Una,
e due. Ok, e poi andiamo a posizionare il nostro misurino. Qua vi faccio vedere che abbiamo messo all'interno, ovviamente, latte, uova, zucchero, farina, estratto di semini di vaniglia. Chiudiamo il tutto e andiamo 7 minuti 90 gradi, velocità 4. Andiamo a vedere però intanto invece di qua com'è la question. Prendiamo un pochino anche di luce, che ci facciamo luce e vediamo come stiamo montando perfettamente i nostri albumi, il nostro pan di Spagna. Guardiamolo insieme. Guardate che meraviglia! Meraviglia proprio, uno spumone di uova, zucchero. Ovviamente qui lo stiamo montando per 15 minuti a 40 gradi e quindi siamo con la farfalla velocità non superiore di 4. Avete visto che bello? Guardate, veramente uno spettacolo, ve lo voglio far vedere, ma voi sapete già che io ho un pan di Spagna già pronto, però vi faccio proprio, dopo ve lo faccio, lo trasferiamo insieme nella tortiera che abbiamo precedentemente preparato, così che ci rendiamo conto della sofficità del nostro pan di Spagna. Quindi, grazie Giordano che mi sta supportando nelle riprese oggi. Voilà, adesso arriviamo a noi perché dobbiamo fare dei passaggi. Allora, la prima cosa è che questo è il pan di Spagna perché ne dobbiamo fare due, ok? Due pan di Spagna per fare questa bella torta mimosa. Adesso dobbiamo fare due cose. Qual è la prima? Allora, la prima è quella di... scusatemi, mi sto facendo spazio, di prendere il pan di Spagna, uno dei due, e lo dobbiamo tagliare. Dobbiamo tagliare togliendo innanzitutto la parte questa qua sopra, che non ci serve, ok? Poi possiamo anche tagliare un pochino qua in questo momento anche i bordi, perché questa ci servirà proprio per ricreare la mimosa. Ok? Quindi andiamo a toglierci tutta questa parte un po' scura che abbiamo ottenuto durante la cottura. Io non ho usato una tortiera con la cerniera apribile perché di quella dimensione non ce l'avevo, ma non è un problema. L'importante è che andate a imburrare, a infarinarla. Dopo vi faccio vedere il pan di Spagna, ma adesso ho bisogno di farvi vedere uno già cotto. Perfetto. Andiamo a togliere, come ho già anche detto, questa parte che non ci interessa. Voilà. E incominciamo a fare le fette. Questo a che cosa ci serve? Dobbiamo ricreare la mimosa. Vi date un pochino di pazienza perché è veramente molto molto bella. In alternativa vi do anche un trucchetto se non volete fare proprio i quadrotti, eh? Ole. Adesso prendiamo le nostre fette e incominciamo a tagliarle almeno a tre strisce, così la parte dietro la togliamo perché questo colore non abbiamo bisogno, ma abbiamo bisogno di piccoli pezzettini, eh? Guardate. Un pochino di pazienza, tanto adesso stiamo aspettando che si cucina, si monti bene sia la nostra pan di Spagna, e stiamo anche cuocendo la crema, eh? Quindi la parte scura va tolta, eh? Allora, per il pan di Spagna abbiamo utilizzato 120 g di farina, 50 g di fecola di patate, 4 uova intere, più la ricetta ci chiedeva 70 g di tuorlo, ma noi abbiamo utilizzato in
totale 5 uova intere, 170 g di zucchero. Questa ricetta non prevede l'aggiunta del lievito, però io adesso, quasi alla fine della, diciamo, della preparazione, perché sta montando, io metto proprio, ve lo faccio vedere, guardate, una punta, proprio la mezza punta di un cucchiaino, e lo vado a mettere giù. Guardate che bello, stiamo proprio montando alla grande, quindi domani, mi raccomando, avete anche già un'altra bella ricetta che ho caricato l'anno scorso, che erano le nostre cupcake alla mimosa, quindi potete fare o l'una o l'altra, questi ce la togliamo perché non ne abbiamo bisogno, ma di questo scarto non si butta nulla con bimbi, e l'abbiamo già visto, perché possiamo fare i lollipop, quindi le lecca lecca con pan di Spagna, magari con il latte e cacao, e li rivestiamo con cioccolato fondente o cioccolato al latte, e facciamo proprio i lecca lecca di pan di Spagna. Se questo passaggio non lo volete fare perché secondo voi è troppo lungo, potete andare mettendo un pan di Spagna all'interno del nostro bimbi e lo mandate a velocità 4-5, lo controllate, fate un po' di sabbiolina di pan di Spagna e andate a rivestire la vostra torta. Però è molto carina, ve lo faccio vedere l'idea di fare questo, Intanto abbiamo ancora 3 minuti e nel frattempo io me la sono già bella tutta che tagliata, Poi da quest'altro bimbi ho in cottura una crema bimbi, oppure in alternativa potete fare la crema pasticcera, che poi va allungata, diciamo così, facendo una crema chantilly con della panna montata, che ho già montato per una questione di velocità. Torta mimosa, domani è la festa di tutte le donne. Ripeto, le donne vanno sempre festeggiate, non solo domani, Quindi la crema è pronta, sta suonando, ci avverte che abbiamo terminato, ma noi la lasciamo stare un pochino là perché adesso ho bisogno di terminare questo. Quindi il pan di Spagna ve lo potete preparare anche il giorno prima e quindi poi passate direttamente a, oppure prepararvi le basi tutto il giorno, anche stasera, se avete tutti gli ingredienti in casa, e domani l'assemblate, ok? Però avevo proprio, dato che un pan di Spagna non ve l'avevo mai fatto vedere in diretta, oggi ho preso proprio la palla in balzo per farvelo vedere dall'inizio alla fine, ok? Che ne pensate? Già vi piace questa ricetta? Non sto facendo nulla di color black perché la torta mimosa deve brillare per la sua bella caratteristica, che è il suo colore giallo. Anche qui, voi lo sapete, insomma, a me piace fare delle varianti. Qual è la variante? La variante che noi andremo poi a mettere un po' all'interno della nostra torta, invece che l'ananas, che manteneva insomma il colore giallo della mimosa, a casa mia non piace, e quindi io metterò delle fragole. Poi ovviamente voi potete, ho fatto anche una bagna alcolica utilizzando 200 g di acqua e 70 g di zucchero, e ho utilizzato 70 g di Grand Marnier. Ma se utilizzate l'ananas potete fare la bagna all'ananas con acqua, zucchero, e utilizzate 70 g di sciroppo dell'ananas che avete utilizzato per fare la torta. Così non è alcolica. Perfetto, abbiamo finito, qui mancano 50 secondi, siamo perfettamente in sintonia con il nostro bimbi, Pronte? Incominciamo ad assemblare la nostra torta, Voilà. E per ultimo questo bel pezzone, guardate che bello. Ma è di una, cioè, veramente molto molto soffice, questo pan di Spagna, ma tanto lo vedete
come lo sto tagliando, quindi non vi racconto frottole, ma anche che non lo faccio mai, voilà. Per la crema invece abbiamo utilizzato crema Bimbi, quindi sappiamo tutti che ci vogliono dai 60 ai 100 grammi di zucchero, 500 grammi di latte, 2 uova intere, scusatemi, e abbiamo utilizzato i semini della nostra bacca di vaniglia. Olè, guardate che meraviglia! Bellissimo, eh? Adesso ce l'andiamo a versare nella tortiera che avevamo precedentemente preparato. Togliamo la nostra farfalla. Che bello! Vi piace? Tantissimo! Sono proprio soddisfatta. Quindi avete capito come si fa un pan di Spagna con Bimbi. Cioè, avete visto? Oh, però scusatemi, no, dovevo setacciare le farine, vedete? Allora, perdonate, riprendo la farina. Il bello della diretta, Teresa e le sue belle e dei suoi momenti di. Allora, andiamo a versarci la farina, la nostra crema nella ciotola. Poi, guardate che meraviglia. Poi dobbiamo setacciare le farine e le mescoliamo lentamente dal basso verso l'alto. Ok, vedete pure, c'è un profumo di vaniglia meraviglioso. Perfetto. Poi non la vado a mettere all'interno del boccale perché rischio di smontare un po' quello che è stato la mia preparazione, Quindi adesso un pochino alla volta vado a mescolare le farine, che vi ricordo che erano 120 grammi di farina zero e 50 grammi di fecola, dal basso verso l'alto, e vado ad unire i due composti, farina e il nostro, ovviamente, le nostre uova con lo zucchero, così. Perfetto, è bellissimo, non c'è neanche un grumo di farina, meraviglioso. E andiamo avanti, che l'abbiamo appena finito, e si va a terminare ovviamente tutta la nostra farina. È un piccolo passaggio in più che solitamente non faccio mai, perché lo sapete che vado tutto in Bimbi, però quando fate il pan di Spagna vi consiglio di fare questo, altrimenti andiamo poi a smontare il lavoro che abbiamo fatto per 15 minuti. Ancora un attimo, perfetto, voilà, e anche questo è fatto. Allora, ripetiamo gli ingredienti per avere fatto questo bellissimo pan di Spagna. Abbiamo utilizzato 4, in totale 5 uova, poi abbiamo utilizzato 170 grammi di zucchero, estratto dei nostri semini da una bacca di vaniglia, che in verità ne abbiamo utilizzato mezza per qui e mezza l'abbiamo utilizzato per la crema, e poi abbiamo messo all'interno del nostro boccale e abbiamo montato il tutto. Io negli ultimi 3 minuti di preparazione ho aggiunto attraverso il foro del nostro Bimbi una puntina di lievito, anche che non lo richiede, però io faccio sempre un pochino di piccole varianti. Tanto dopo vi metto tutti gli ingredienti, non vi preoccupate, non prendete appunti, la possono fare TM31, TM5, TM6. Abbiamo precedentemente imburrato e infarinato una tortiera da un diametro di 22, forno preriscaldato a 170 gradi. Voilà, ci siamo pronti e andiamo a versare il tutto adesso, Quindi tortiera, eccola, e andiamo dentro. Vi ricordo che per fare questa preparazione, per fare questa torta, dovete preparare due di queste preparazioni, Voilà. Adesso sistemiamo anche il tutto.
andiamo lì. Perfetto. Complimenti. Recuperiamo, non vi preoccupate. Voilà. Mi seguite anche perché, diciamo, sono anche un po' pasticciona, no? Io lo so, non me lo dite, però è così. Andiamo adesso a sistemare il tutto e si va per in forno, come vi ho detto, 170 gradi per circa 25 minuti. Poi fate anche la prova a stecchino, eh? Al limite aggiungete 5 minuti di cottura in più. Quindi andiamo dritte in cottura. Un pan di Spagna ce l'abbiamo già pronto per creare quella che è la nostra idea di mimosa e quindi voilà, vado in forno. Ritorno subito. Perfetto. Allora, adesso il nostro forno ha appena tirato fuori questa bella torta che io ho già tagliato in tre strati perché adesso dobbiamo cominciare ad assemblare quella che è la nostra tortina. Andiamo anche a tirare fuori la crema dalla nostra ciotola perché è pronta anche la crema e andiamo a far raffreddare a temperatura ambiente, se volete, anche con la pellicola attaccata a bordo così da evitare quelli che sono dopo gli aloni e l'acqua che ci rimane attaccata. Guardate che bella anche la nostra crema, voilà. E la lasciamo raffreddare perché poi dobbiamo aggiungere, come abbiamo detto, la panna. Ok? Anche questa è pronta. La lascio raffreddare. Vi ricordo che se volete potete mettere pellicola trasparente attaccata. Anche qui abbiamo messo i semini di bacche di vaniglia. Via, anche questa è pronta. Adesso bagna, perché abbiamo utilizzato una bagna, come vi ho detto, l'ho fatta alcolica. E quindi andiamo ho sciolto in un pentolino, fino a che non si è sciolto completamente il tutto, il mio zucchero. Ho messo circa 70 grammi di zucchero, 200 grammi di acqua e 70 grammi di Grand Marnier. Perfetto. Voilà. Incominciamo a bagnare la parte della mia torta. Quindi, dopo pulisco tutto, non vi preoccupate, non lascio così, lo sapete, mi conoscete. E andiamo. Incominciamo a bagnarla. Ripeto, se non volete fare una bagna alcolica e fate poi l'interno con un pochino di ananas, voi potete tranquillamente utilizzare, invece che 70 grammi di liquore, utilizzate 70 grammi ovviamente di succo d'ananas che utilizzate. Dalla confezione che l'avete presa, eh? Quindi frutta sciroppata e vi prendete quel bel succhetto che c'è per fare la vostra bagna. Se invece volete utilizzare le fragole come me, ma non la volete alcolica, allora in quel caso fate soltanto un pochino di acqua e zucchero, ma vi sconsiglio proprio, cioè vi consiglio, scusatemi, proprio di mettere altre cose, tipo, non so, adesso mi viene da dire l'alchermes, qualcosa che vi rende poi colorato, no, perché deve rimanere assolutamente del colore naturale, quindi del giallo. Questa è la crema che ho già raffreddato prima perché ce n'avevo già una pronta. Andiamo ad incorporare la nostra panna che ho utilizzato circa 100 grammi di panna che ho già montato e adesso la andiamo a unire e cominciamo poi a fare quelli che sono gli strati. Anche qui la panna non è zuccherata perché già abbiamo tanto zucchero sia nella crema che nel pan di Spagna e soprattutto nella bagna, ma volendo e vi piace una panna zuccherata aggiungete 50 grammi, anche troppi, insomma 40 grammi su ogni 125 di panna. Perfetto. Che dite, vi piace questa ricetta? Spero di sì, perché volevo pensare di fare qualcosa di salato, ma domani bisogna mettere una bella preparazione in tavola di dolce. Beh, scusate, eh? Ok? Dopo vi riscrivo tutti gli ingredienti, non vi preoccupate, lasciatemi un commento, vi risponderò appena mi è possibile.
E soprattutto, se vi piace questa ricetta, potete già condividerla, così vi resta nella vostra bacheca. Grazie per i like. Perfetto! Ci siamo! Quindi abbiamo visto tutti i nostri passaggi. Andiamo a fare il primo strato di crema. Ovviamente vi ricordo che qui li dobbiamo fare tutti, quindi abbiamo bisogno sia di metterla nella parte bassa, ma soprattutto abbiamo poi bisogno di ricoprirla perché dobbiamo proprio creare l'effetto della mimosa. Così, voilà. In questo preciso momento dovete anche aver già tagliato la vostra frutta e noi abbiamo già fatta, eh? Quindi mettiamo un altro po'. Siamo generosi, ragazzi, perché quando tagliamo le nostre belle le fette di torta, dobbiamo mangiare proprio. A parte mi viene l'acquolina in bocca solo a dirvelo, ma quando tagliamo la nostra fetta di torta, dobbiamo proprio far vedere tutti gli ingredienti che ci sono, eh? Come vi ho già detto, io non amano l'ananas qua a casa mia, quindi andremo a mettere le fragole. Così, tanto li dobbiamo mettere solo in due strati, quindi ho utilizzato una vaschetta da 200 grammi. Ce le andiamo poi a sistemare così un po' con le mani. Ovviamente la mimosa è con l'ananas, lo so, tanto me lo scrivete, lo so, però perché fare una preparazione che poi a casa mia non mangerebbero? E quindi anche qua siamo un po' elastici e soprattutto non sprechiamo il cibo perché non va sprecato. E quindi voi mettete l'ananas se vi piace, io accontento qua i commensali di casa mia mettendo fragole. Voilà. Perfetto, siamo anche qua generosi, andiamo ad attappare tutti quelli che sono i nostri buchetti. Siamo stati generosi anche nel tagliarle, se avete fatto caso. Altro strato di disco, abbiamo utilizzato, quindi in un bandispagno abbiamo ricavato tre dischi che andiamo nuovamente a bagnare con la nostra bagna alcolica. L'unica cosa che non vi posso far vedere, ma insomma spero lo capiate, è di tagliarla, perché questa poi ha bisogno di essere refrigerata almeno per 3 ore e quindi proprio per avere poi un bel taglio netto dove si sarà poi rappreso il tutto, quindi la nostra crema, il dentro, il fuori, insomma che tutte le sue parti siano poi belle, solide, quindi non che la crema non sia poi troppo molle, ok? Anche ancora qui si va di crema, anche qua siamo generosi e poi mettiamo le fragole, andiamo a chiudere il tutto e si va a creare l'effetto mimosa. Voilà. Aspetto tante foto, ovviamente, questo va da sé, non ve lo dico più, anzi vi ringrazio, oggi ho ricevuto tantissime foto di tutte le black ricette che abbiamo fatto, vi ringrazio veramente di cuore perché mi date proprio un feedback del lavoro che facciamo ormai da circa 2 anni, no, da circa 2 anni e 4 mesi insieme. Grazie come sempre per la fiducia e siete tanto tanto carini nel dimostrarvi il vostro affetto mandandomi tantissime ricettine. Voilà, prendiamo ancora le fragole, andiamo in chiusura e ricopriamo con il nostro ultimo disco. Ci sono, siamo veramente al termine di questa ricetta, però guardiamola veramente perché è molto carina. Ci sono dei passaggi importanti da effettuare, ma è semplicissima. E poi, una volta che avete fatto il pan di Spagna e la crema, diciamo che la parte più antipatica è quella di creare i quadrotti. Ma se non volete fare i quadrotti come li ho fatti io, potete tranquillamente tritare per qualche secondo a velocità 4, eh?
Poi controllate al limite se è troppo grande e andate a velocità 5, un po' come la sbrisolona che abbiamo tritato, ok? Chiudiamo. Andiamo a passare ancora un ultimo strato. Aspettate, faccio così che mi piace di più. Un ultimo strato di bagna. E poi si va a coprire il tutto, eh? Voilà. Anche la bagna, vedete, ho utilizzato 200 grammi di acqua e 70 di liquore. Considerate che insomma vi basta proprio per bagnare il tutto, eh. Qui adesso mettiamo ancora tanta di questa crema perché la dobbiamo ricoprire sia sopra che nei lati, perché adesso creiamo proprio l'effetto mimosa. Olè. Benissimo. Qua anche qua, vedete, non importa, non dovete essere precise perché andiamo a ricoprire poi il tutto, eh? Quindi andiamo a fare questo. Se avete poi, come vi posso dire, anche una parte, una pedana, scusatemi, un piatto girevole per essere più precisi. Oppure fate come me, vi aiutate girandola piano piano, eh. Io vi do tutte le opzioni, magari se avete degli strumenti da pasticceria, allora utilizzateli. Se non ce li avete, fate come faccio io, vi arrangiate un po' alla meglio, eh. Voilà. Tanto poi le imperfezioni verranno coperte da questo che è la nostra mimosa, eh. Vi piace questa ricetta? Spero di sì, perché è stata veramente molto pensata e soprattutto, insomma, cercavamo di darvi un'idea anche per effettuare quelli che sono ovviamente a volte le difficili preparazioni dei pan di Spagna che non sempre ci vengono come vogliamo. Quindi, un pochino di pazienza, che lo so che in questo momento volete vedere già la preparazione finita, ma non posso avere tre torte, perché considerate che con questa e quella che poi vado a fare ne avrò due e la terza torta proprio no, è veramente spreco totale. Oppure insomma ingrasso tutti i miei vicini, eh. Quanti di voi vorrebbero abitare qua vicino a me? Scherzo, eh. Le mie vicine di casa non mi sopportano più perché dicono che le ho ingrassate. Ok. Perfetto. Quindi mezzo litro di crema vi basta? Poi se ne volete fare di più perché ve la volete tenere ovviamente a mangiarla a cucchiaio, beh, questa è una cosa buonissima, lo sappiamo, insomma, la crema Bimbi è una meraviglia, una goduria per il palato. Ok, poi puliamo tutto il nostro piano d'appoggio e tutta la nostra torta in eccesso, tutta la crema in eccesso che ci è caduta. Adesso, quando si va poi di corsa, non abbiamo proprio una. Voilà! Pronta, pronta! Pronta! Quindi anche qui siamo stati generosi, direi. Ditemi di sì, perché adesso l'abbiamo ricoperta tutta. Questo lo tolgo, mi faccio un po' di spazio intorno a me e andiamo poi adesso in questo momento a fare l'effetto mimosa, eh? Quindi pronti? Andiamo ad assemblare quello che è la nostra torta. Ultimo importante e soprattutto il più bello, il più bel passaggio che avevo bisogno di rifare insieme a voi, eh? Voilà, via. Prendiamo tutti i nostri pezzettini di e incominciamo a fare questo. Guardate. Che dite? Vi piace? Ricreiamo quello che è l'effetto della nostra mimosa? Ovviamente, ripeto, questo è proprio, diciamo così, una chicca. La crema ci darà la possibilità che tutto vada ad attaccarsi perfettamente e poi andiamo anche a metterlo qua nei nostri lati, eh? Quindi un pochino di pazienza, però poi otterrete veramente una preparazione
spettacolare. Vi piace? Dai, su, scrivetemi qualcosa, dopo io vi leggo, eh. Se ancora non l'avete fatto, ve lo dico sempre, iscrivetevi al canale YouTube, perché troverete, per esempio, come già vi ho detto, la possibilità di ritrovare una ricetta che abbiamo fatto l'anno scorso, che sono i cupcake alla mimosa, quindi potete fare anche i cupcake, che sono molto molto carini, e lì vedete proprio come io vado a sbriciolare il pan di Spagna per ricreare quella che era la possibilità di avere la non fare questo, non fare i quadrotti, eh. Voilà. Poi ne mettiamo ancora un pochino sopra e andiamo a completare il tutto. Si può anche mettere, se avete un bel ramoscello piccolino di mimosa al centro della vostra torta, e così il gioco è fatto. Andiamo a completare il tutto. Ci siamo, eh? Poi vi scrivo tutti gli ingredienti, non vi preoccupate, eh? Perché è importante capire quali sono state le modifiche che io ho fatto da quella ricetta. Come vi ho detto, non ve la posso tagliare perché capite bene che adesso questa torta ha bisogno di essere refrigerata e quindi non posso assolutamente, insomma, farlo. Ma domani mi manderò la fotografia del taglio della torta, oppure me la mandate voi perché potete anche rifarla, eh. Tanto se non avete la panna a casa, avete uova, zucchero e farina, fatevi il pan di Spagna. Vi potete preparare anche già la crema e domani provvederete poi a prendere le fragole piuttosto che l'ananas, oppure magari se non avete la panna per fare la chantilly, eh. Quindi, voilà. Che meraviglia! Brava Teresa, brava! Qui oggi abbiamo avuto l'aiuto un po' di tutti, eh? Perché devono collaborare in qualche modo, eh? Giordano con le riprese, Noemi se non gli toglievamo le fragole le avrebbe finite tutte, che le ha intinte nella Nutella, ve lo voglio dire, eh? Golosa! Olè! E auguri a tutte le donne, e lasciatemi anche esprimere un piccolo pensiero per i nostri bambini ucraini e tutte le famiglie che stanno vivendo in questo momento un drammatico veramente momento. Quindi un bacio veramente grandissimo a tutti. Voilà! La torta è finita, eh? Che dite, vi piace? Io credo veramente di essere stata oggi, diciamo così, abbastanza, non troppo lunga, però avevo bisogno proprio di farvi vedere questa preparazione che è molto molto carina e molto probabilmente domani quando ve la taglio vi renderete conto che il taglio è perfetto. Volendo potete anche, come vi ho detto, mettere un bel ramoscello di mimosa e quindi il gioco è fatto. Anche per oggi io spero di essere stata in vostra compagnia, ma soprattutto avervi dato quello che è un piccolo aiuto in più sempre nell'utilizzo del nostro grande bimbi. E cosa dirvi? Vi mando un bacione grande come sempre a tutti i nostri amici che ci seguono e buona festa delle donne a tutti da Teresa di Bimbi Come Fare. Ciao, a presto, ciao ciao.